Oggi vi parliamo di un dramma successo nel mondo del ciclismo, un personaggio importante nel mondo della mountain bike che è passato dal mondo che tutti noi conosciamo del ciclismo a quello oscuro, quello più dark, quello che non tutti veramente conosciamo, e siamo qui a entrare nello specifico di quello che veramente è successo e perché sul canale. Daremo un nome a caso a questa persona perché non vogliamo farla riconoscere nel video. Franco. Allora, Franco, raccontaci un po', che cosa è successo? Tu facevi cross country, ti piaceva fare cross country? Sì, ma non mi faceva impazzire. Non ti faceva impazzire fare cross country, ma fino a che età, non si può dire l'età, però per quanto tempo hai praticato cross country? Franco ha corso 7 anni nel mondo professionistico del cross country mountain bike e poi ha deciso di cambiare disciplina. Ma noi vogliamo sapere perché. Perché sei passato nel lato oscuro? E poi vi spiegheremo perché, assolutamente non potete saperlo, ma perché hai cambiato disciplina? Che cosa non ti piaceva del cross country, Franco? Ma non mi piaceva la salita. A me è sempre piaciuto andare in discesa. Infatti anche l'XC in discesa distruggeva abbastanza perché mi piaceva andare forte, fare i salti. E allora ho deciso di passare al lato scuro, passare al downhill. Attenzione, ha detto downhill. Quindi tu non hai voglia di pedalare. Tu sei uno di quelli che non ha voglia di fare fatica, Franco. È per questo che hai cambiato. Tu hai cambiato perché non avevi voglia di andare in bicicletta, di pedalare? Ma no, perché alla fine anche in bianca si fa fatica. Non sembra, ma si fa fatica anche lì. Non come in XC, però anche lì. Quindi dimmi un po', che cos'è che non ti piaceva del mondo del cross country? Cioè, un ragazzo, no? Un professionista, un corridore, un pilota, un amatore che fa cross country, perché arriva il momento in cui dice basta, smetto di fare cross country per fare discesa? Cosa non ti piaceva? Perché se ti piace tanto andare in discesa, in XC, quando era il momento della discesa, eri stremato dalla salita, e non è che c'era tempo di fermarsi, di riprendersi, no, devi andare giù, magari già un po' stanco dalla salita e non ci si poteva godere al 100% la discesa. E se poi ad esempio magari davanti ti finiva anche qualcuno che andava meno di te, non riuscivi neanche a divertirti, e quindi era come se non ne valesse la pena di fare tutta quella salita. Franco, non ci crederai, perché non ci crederai, ma è successo anche a me. È successo anche a me sia il fatto di incazzarmi perché avevo davanti uno piantato come un chiodo del 12 nell'asfalto, e quindi dire già mi sono fatto un mazzo così, sono arrivato in cima e poi non scende. E anche, questa è la cosa più importante, che non tutti voi sapete da casa, questo è importante da portare sul canale, sapete che a un certo punto ho rischiato di passare sul lato oscuro? Franco, ti devo fare questa confidenza e poi passeremo a quello che ti piace. No, prima passiamo a quello che ti piace del cross country. Che cosa ti piace invece del cross country? Comunque si fanno dei giri lunghi, si visitano dei posti stupendi e è duro da dire, ma ci sono dei bei sentieri anche in XC. È duro da dire. Ok, ok. Io ho passato un momento tipo il tuo. Ero tipo under 23, avevo già vinto il campionato italiano juniores. Passo under 23, mi doppiavano tutte le gare, vi giuro. A parte che le gare non duravano 1:20, 1:30 come adesso, ma le gare internazionali duravano 2 ore e mezza. Quindi io facevo la gara di Nalles, erano tipo 8-9 giri da 20 minuti, quindi non si arrivava più. Mi doppiavano tutte le gare, andavo un po' forte nel ciclocross, e però nel cross country dicevo, ma le salite non fanno per me, sono troppo dure, sono troppo difficili, non mi diverto, sempre i piantati. E in quell'anno, avevo 20 anni, 21, 21, ho comprato la mia prima bici da discesa, era una GT, vi facciamo anche vedere una foto di questa GT, era una GT ex Alan Beggin, e ho deciso di schierarmi a un paio di gare di discesa. Logicamente, come al solito, con la mia presunzione, non ho mai provato la bici, sono andato a fare una gara, ho preso una paga della Madonna, cioè non so quale, sarò arrivato centesimo. E dopodiché ne ho fatta ancora un'altra, è andata un po' meglio, ma ho preso comunque una gran paga, senza mai allenarmi, senza mai provare. E quando ero lì per decidere di dire a mio papà, guarda, smetto di fare XC e corro in downhill, è successo che ho avuto la fortuna di andare a fare il mondiale di Livigno, quindi avevo iniziato a pedalicchiare un po' di più perché avevo fatto un camp all'Elba, mi ero allenato, avevo fatto quarto all'italiano, quindi sono riuscito a fare questo passaggio dove la salita non era solo fatica, non era solo sacrificio. Per me il cross country era divertimento, per me era avere talmente tanto gas
che la salita era bella perché tu andavi via col gas in mano quasi come andare in moto, quindi tu scannavi, poi arrivavi in cima, eri gasato perché eri in mezzo ai primi, quindi poi tiravi in discesa. Cioè, quello che veramente amo e amavo del cross country era quando veramente andavi, allora avevi il gas in mano e ti dava una grande soddisfazione. Chiaro che non tutti magari arrivano a questo step o comunque hanno un richiamo più forte di un'altra disciplina, quindi capisco il fatto che tu abbia deciso di cambiare, però volevo dire che quello che io amo del cross country è proprio questo andare forte, avere una pista, avere la fettuccia, che poi è una cosa che c'è anche nel downhill. Però nel cross country avere questa pista dove ci dai i gas e anche in salita sei lì che me ne tieni dietro l'altro, lo attacchi in discesa. Ci sono delle dinamiche molto molto belle, però capisco che bisogna arrivare magari a fare quel passo per goderselo, per uno come noi, che a cui piace la discesa, per goderti tutto il cinema devi andare forte anche in salita. E allora passiamo invece al lato oscuro. Che cosa ti piace? Partiamo da cosa non ti piace. Cosa non ti piace della downhill? Diciamo che i posti dove praticarla non sono sempre sul comodo. Dove abito io ci vogliono almeno 2 ore di macchina. D'inverno non ci si può andare. Quindi d'inverno la bici a downhill è pressoché dimenticata. Se non magari in Liguria, dove si furgona. Quindi non è uno sport, diciamo, che va bene tutto l'anno, come il cross country, che invece ci vai tanto quanto in estate, tanto quanto in inverno. E invece che cosa ti piace, anche se un po' ce l'hai già detto, intanto passa la miraglia dietro, che cosa ti piace della downhill invece? Mi piace la discesa, ovviamente, e andare veloce, superare gli ostacoli, i salti mi piacciono, ma preferisco il tecnico, riuscire a guidare in mezzo alle radici, notare la differenza che la linea è più veloce, quindi avere la soddisfazione di dire cavolo, qui si riesce ad andare tanto più forte. Non lo so, nel complesso proprio mi piace di più. Bene, ringraziamo Franco per questa intervista esclusiva che ha dato solo a noi, non è mai stato intervistato da un canale internazionale. Ringraziamo l'ammiraglia che ha parcheggiato al momento giusto qui nel finale del video. E quindi Franco, è stato un piacere, in bocca al lupo per il lato oscuro. Grazie. Ciao a tutti ragazzi. We'll be right back.